sul pallone. Passaggio arretrato. Passaggio arretrato. Il lancio in verticale, Bagnese calcio in azione nel primo minuto di gioco, pallone pericoloso, spunta dalle retrovie, sempre dal laterale in realtà Varone, pallone che però viene fermato dai rossoblù. In azione di gioco la squadra del Vesuvio Bosco Trecase, è stato appunto Varone l'autore di incunearsi nelle rigore, ancora il rossoblù in azione, Vesuvio Bosco Trecase in gioco, pallone per Sormonto, la sfera torna forte sul pallone, Vesuvio Bosco Trecase in azione, ed ecco in azione D'Aquino, il lancio in verticale, ottima l'idea del difensore, del centrocampista, che però la palla termina direttamente sul fondo. Riparte appunto di nuovo la squadra della Bagnese Calcio con Mascolo nelle immagini. Mascolo cerca di battere il fondo area ed ecco la Bagnese Calcio in azione. C'è l'avanzata, pallone in verticale, la sfera torna direttamente a Rosito. Attenzione, secondo l'arbitro c'è fallo, punizione, l'arbitro cerca di stabilire ordine in campo, vediamo, richiama un po' l'attenzione, secondo i calciatori del Magnese forse non la palla era ancora in gioco, non era rimessa laterale. Si riparte con la battuta da parte di Forte nelle immagini per il Vesuvio Bosco Trecase, sfera che termina direttamente in difesa, ancora in azione la squadra del Bagnese Calcio, in azione di gioco ancora Bagnese con Piscitella, il lancio a centrocampo, ancora la squadra di calcio con il diagonale, pallone preciso e perfetto per Rosito cerca di ingoniarsi nelle rigore, Rosito, sfera che termina direttamente sul fondo. Siamo, carissimi utenti, ai primi minuti di gioco, siamo appunto ai primi 2 minuti di gioco, il risultato è fermo sullo 0-0, si riparte con il Vesuvio Bosco Trecase in azione, perde palla, c'è un contrasto a centrocampo, palla che termina fuori, rimessa laterale, la sfera termina a pelo, si gioca col possesso del pallone, Buglione in azione, il lancio in verticale di Buglione, palla ancora in azione Varone, il suo tacco viene intercettato, la palla termina fuori. Ancora in azione. Pallone per Pelo, ancora Pelo. I rossoblù avanzano, cercano di avanzare il passo, ma gioco orizzontale, perde palla, ancora in azione, ancora la sfera Varone, ancora Varone. Ancora in azione la Bagnese Calcio. Varone. Passaggio arretrato per D'Andretta, ancora in azione la squadra con D'Auria, Bagnese Calcio che chiude a tenaglia il rossoblù, ancora in azione, avanzata della squadra con Cabriglione, poi il lancio in profondità da parte di Buglione, ottimo lavoro compiuto da Buglione. Palla che torna direttamente ad Amendola, sfera a centrocampo, Mautone, colpo di testa. Ancora in azione, passaggio arretrato di Piro, stop di petto, pallone in area di rigore, palla che termina fuori, rimessa laterale a fuori della squadra Vesuvio Bosco Trecase, nelle immagini, 0-0 risultato. Pallone perso, riconquistato dalla Bagnese Calcio. Il lancio filtra bene il pallone, fallo di mani secondo l'arbitro, punizione secondo l'arbitro. Punizione sul pallone D'Aquino. Adesso
Il tiro, pallone però alto sulla traversa, ottima l'idea del calciatore. Si riparte da fondo area, batte il portiere Mascolo. Pallone per Buglione. Si prosegue. Ancora in azione, gioco orizzontale. Dauria. Pallone per Buglione. Lancio in profondità. Interviene il portiere Amendola che spazza il pallone fuori. Sera che termina in out. C'è un disbidi in area di rigore e poi risolve tutto il portiere Amendola, ancora in azione, ottimo lavoro da parte di Pelo. Di nuovo in gioco la Bagnese Calcio, riparte con Varone la manovra, ottimo lavoro di tecnico di Varone, ancora Varone che detiene il possesso di palla, Varone in gioco, il diagonale di Varone, pallone ribattuto di Piscitella, ancora in già di rosso blu in azione, di cui prendono coda, ottimo lavoro ed ecco che va via Rosito, Bagnese vicino al gol con D'Andretta, prima azione degna di nota dopo 7 minuti, attenzione dall'inizio del match, dopo circa 7 minuti. Vediamo un attimo, non so cosa sia successo, ma nulla di particolare in questa azione. Comunque la squadra della Bagnese Calcio vicina al gol, davvero un'azione spettacolare che ha messo in gioco tutto l'attacco e con un tiro finale. Intanto l'arbitro va a chiedere il pallone, rimessa arbitrale. Si riparte con Amendola nelle immagini che sarebbe il portiere della squadra di calcio del Vesuvio Bosto Trecase, nelle immagini il lancio di destro, Sera al centrocampo, riparte la squadra del Vesuvio Bosto Trecase, passaggio arretrato da parte di Piscitella ed ecco in azione. Rosso blu in azione. Ancora in azione il Vesuvio Bosco Trecase. Pallone per Forte che però perde palla, riconquista Pilo. Un lancio interessante in area di rigore, sfera che termina alle mani del portiere Amendola che poteva rimettere in gioco l'attacco. Intanto calciatore a terra, c'è un problema in questo momento, forse qualche muscolo probabilmente. Sicuramente sarà qualche muscolo, qualche gamba, per questo motivo a terra il calciatore. Tutto ritorna nella normalità per Di Capua, che sarebbe il calciatore del Vesuvio Bosco Trecase. Intanto si riparte con Amendola nelle immagini. Ed ecco in azione Limelli. Passaggio orizzontale per Forte, ancora Forte in azione, Sera oltre la linea centrale, riconquistato però da Buglione, riparte la manovra della Bagnese, attenzione fallo, ed attenzione, vediamo che succede, l'arbitro cosa decide, ammonizione.
ammonizione gialla, anche se i calciatori della Bagnese, era l'ultimo calciatore, secondo i calciatori della Bagnese, volevano il cartellino rosso, perciò c'è stata questa, diciamo, questo, come potete dire, questa ressa nei confronti dell'arbitro, ma in realtà alla fine l'arbitro ha deciso per un cartellino giallo e per una punizione a favore del calciatore Battevarone della Bagnese Calcio. Era un'azione degna di nota con un prolungamento avanzato verso l'area di rigore, ottima l'intenzione da parte della Bagnese Calcio, che continua ad essere, a destare attenzione da parte del pubblico. Oggi è presente numeroso qui allo stadio Novi di Angri, come si può vincere dalle immagini, vi faremo vedere anche le immagini del pubblico. Batte appunto in questo caso Varone, batte Varone di sinistro, si prepara a poter piazzare il pallone in rete, vediamo che succede. Varone, ottimo l'idea e l'intenzione del regista, che in realtà ha effettuato davvero una punizione spettacolare. Intanto fondo area, si riparte dal fondo area del Vescovo e Bosco Trecase, in azione in questo momento. Ottimo recupero di palla, la Bagnese Calcio è molto determinata, più di domenica e più dell'altra domenica, è molto concentrata ed esercita anche il pressing, come potete vedere dalle immagini, esercita anche il pressing molto importante per riuscire a recuperare il pallone e per distrarre l'attenzione da parte dei calciatori ospiti rispetto al gioco. Quindi in effetti ecco il vicepresidente Pignataro, che vede la partita dalla tribuna nelle immagini, sta assistendo con attenzione. Fallo, vediamo con l'arbitro cosa succede. Punizione a favore della squadra della Bagnese Calcio, che riparte dalle retrovie. Batte D'Auria sul pallone, 0-0 risultato. Alla destra del vostro schermo c'è il tabellino che potete vedere in pratica. Intanto attenzione, fallo, punizione. Punizione su fallo su Varone. Punizione. In questi primi 13 minuti di gioco del primo tempo, circa 13 minuti di gioco del primo tempo, e intanto si richiede l'intervento dell'assistenza infermieristica per offrire cure al calciatore che sta a terra in questo momento, Varone, il regista che ha segnato già diversi gol in questo campionato per la Bagnese Calcio. Penso che si possa rialzare, vediamo cosa succede in questo caso. Vediamo cosa si decide. Si riparte, carissimi utenti, con una punizione. Fortunatamente Varone si è rialzato senza nessun problema, si gioca con il rossoblù in fase avanzata. Secondo l'arbitro, bravo Michele, fallo punizione. Thank you.
passaggio arretrato. Bagnese in azione, passaggio arretrato. C'è l'avanzata, fallo, punizione. Punizione. Intanto l'arbitro cerca di spiegare. Punizione per la Bagnese Calcio, batte in questo caso Buglione. 0-0 il risultato, ricordo, potete dire alla vostra destra del tabellone. Ancora in azione. Ecco Dauria. Fallo, punizione. Piscitella. Il lancio in profondità. Sulla sinistra, deviazione, Bagnese che cerca di piazzare la palla in area di rigore dal corner. Vediamo cosa succede, l'arbitro decide per un fondo area, l'arbitro decide per una punizione probabilmente, no, per un fondo area, secondo l'arbitro, quindi la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, però lato portiere del Vesuvio Bosco Trecase, in azione in questo momento, perde palla, ancora la Bagnese in azione, passaggio arretrato, in azione in questo momento la Bagnese in gioco, gioco orizzontale. Si continua a giocare con la Bagnese in azione ed ecco Sorrentino. Marone, passaggio arretrato, c'è l'avanzata, il lancio in verticale, fuori gioco secondo l'arbitro per Rosito. Recupera molto bene il pallone la Bagnese, Varone, rete, l'assist di D'Andretta per Varone, Varone realizza il gol del vantaggio, di nuovo ormai il punto di riferimento per la Bagnese Calcio, applausi del pubblico qui presente numeroso sugli spalti allo stadio 9 di Angri. La Bagnese passa in vantaggio grazie a Varone, ma grazie all'assist, devo dire la verità, di D'Andretta, che praticamente ha effettuato un assist spettacolare, possiamo dire di altri tempi, quindi la squadra del Bagnese Calcio passa in vantaggio 1-0, quando però c'è tutto da giocare, quindi c'è ancora tutto da giocare, c'è anche il secondo tempo, quindi tutto può trasformarsi praticamente in un risultato diverso, ma in questo momento la Bagnese Calcio vince per 1-0. In questo momento le squadre sono comunque attrezzate in questo girone, ma anche negli altri gironi di altre categorie, per cui una partita può trasformarsi. Ancora in azione la squadra Vesuvio Bosco Trecase, che adesso reagisce e para il portiere Mascolo. Dai, Ale! Oltre la linea centrale, il tacco da parte di D'Andretta, bravo,
ed ecco c'è la fuga in profondità, pallone per D'Andretta, D'Andretta ancora in azione, l'assist da parte di Rosito, ancora D'Andretta, D'Andretta, il cross in area di rigore, c'è una deviazione da parte di Limelli. Azione. Squadra rosso-blu. Palla fuori. Rimessa laterale per la Bagnese che vince per una rete a zero. Lo potete vedere alla vostra destra nel tabellino. Davvero un grande gol da parte di Carone che resta nella storia. Della squadra di calcio della Bagnese, una Bagnese davvero forte in questo campionato che sta stracciando il campionato in questo momento, e c'è la fuga verso l'area di rigore, ancora la Bagnese, vediamo che cosa succede, tiro all'interno destra, vicino al gol, D'Andretta. Gioco la squadra del Vesuvio Bosso Tre Case, passaggio arretrato in azione il sinistro con la fermata da Daura. Daura cerca di contrastare l'iniziativa, ancora in gioco, pallone che termina fuori, batte Sorrentino. Pallone per Pelo, Sorrentino. Salici! Il lancio in verticale. Fallo, punizione. In gioco la Bagnese in azione, la triangolazione riconquistata, la palla a centrocampo, riparte la squadra della Bagnese in azione. In verticale, palla fermata, ed ecco corre su due binari, tiro rete, la squadra del Vesuvio Bosco Tre Case pareggia il risultato, si tratta appunto Annunziata, mi pare che sia lui l'autore di questo gol, 1-1 il risultato. L'azione è partita sul laterale destro. Sì, si tratta di Annunziata, pareggia il risultato. Quindi 1-1. Uno.
complimenti con la Bagnese che pareggia 1-1 il risultato contro la squadra di calcio del Vesuvio Bosco Trecase. Si parte da centrocampo, pallone sempre a centrocampo, la sfera verso l'area di rigore. Continua la squadra Vesuvio Bosco Trecase in azione, palla che praticamente viene persa, recuperata poi di nuovo in azione Annunziata. Andiamo verso il centrocampo. Pallone in area di rigore, sfera bloccata dal portiere. Di nuovo in gioco, in azione di gioco, palla ai limiti dell'area di rigore. Quindi siamo di nuovo qui collegati dallo stadio Angri di Nova, stadio Novi di Angri, dove la Bagnese in pareggia 1-1. In lancio a centrocampo. Il lancio in verticale, si continua a giocare, il pallone in area di rigore, sfera che termina sul fondo. Si continua a giocare con la squadra Vesuvio Bosco Trecase in azione. La palla per il centrocampo d'Auria, ottimo lavoro compiuto, si continua a mettere in gioco con la finta, c'è un fallo, la Bagnese che riparte vicino al limite dell'area di rigore. Punizione, batte Buglione. Pallone nella sua terra, il lancio in diagonale, il cross, secondo l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, quindi è fondo area. Il lancio, fallo, punizione,
essere l'assassino. Di nuovo in azione, pallone orizzontale, in azione la squadra di calcio della Bagnese, in azione in questo momento. Fallo, punizione. Si parte con la squadra rosso-blu in gioco, Annunziata, passaggio arretrato, gioco orizzontale, la palla per Sorrentino. Fallo, punizione. Di Fortunato, pallone recuperato, Annunziata, deviata il pallone mentre mancano in pratica circa 14 minuti alla fine del match del primo tempo, 1-1 il risultato. Ancora Vesuvio Bosco Treccase in azione. Si continua a giocare, palla centrale, palla che viene trasferita sul laterale destro, ci si avvia verso l'area di rigore, palla che termina sul fondo. Fallo, punizione. Si cerca una triangolazione. Palla per Pelo. Andretta, punizione, secondo l'arbitro. Si riparte con una punizione. D'Aurea sul pallone. Vicino al gol, rete 2-0, rete di D'Andretta, rete di D'Andretta. Gol di Andretta.
2-1 per Bagnese. Quando siamo agli ultimi minuti del il lancio in profondità, Dauria ancora in rosso brillazione, ed ecco Varone, il diagonale, cross felpato, diagonale felpato per D'Andretta. Il cartellino giallo al portiere, mi pare che sia così. Quindi punizione per il Vesuvio, Bosco Trecase batte la punizione. Punizione, palla ribattuta dalla bandiera, il lancio in profondità, attenzione, c'è un po' di tensione in campo. Mi pare che la polemica oramai sia
acuita, quindi e l'arbitro ammonisce i due calciatori, non ricordo però con esattezza, mi pare che non sia il calciatore che stava effettuando la cavalcata perché era il numero 4. Sono stati ammoniti due calciatori, uno per il rosso blu e uno per il Bagnese. Sfera la sua terra, allora in verticale, sfera ribattuta, passaggio arretrato, palla fuori. La squadra rosso-blu in gioco, in azione, punizione per la squadra Vesuvio Bosco Trecasi, in azione in questo momento, palla fermata, fallo, punizione. Dauria in azione, in lancio, passaggio sull'area sinistra destro per Buglione. Bravo te! Ancora il rosso blu in azione. Sorrentino. Contrasto. Rosso blu in azione. Padone a centrocampo. Poteva essere il 3-1. Intanto siamo alla fine del match. Manca qualche minuto. Yeah.
punizione. Rosso-blu in azione in questo momento, batte Fortunato, il lancio, pallone ai limiti, Rosso-blu in azione, Annunziata, pallone fermato, palla al portiere. Fallo, punizione. Ribattuto.